Radio Radicale con la vicepresidente della Camera Marina Sereni del Partito Democratico per commentare il sofferto accordo raggiunto nelle prime ore di questa mattina tra Unione Europea e Grecia. Allora, qualcuno ha detto ha vinto la Realpolitik della Germania ed è stato sconfitto Tsipras. Questa può essere la sintesi del patto che è stato raggiunto a Bruxelles? Ma guardi, mi pare difficile dire chi ha vinto e chi ha perso. Certamente siamo stati ad un millimetro dalla catastrofe, dal crollo dell'edificio europeo, sul quale avremmo tutti perso qualcosa, anzi molto. Ora l'accordo fatto è un accordo molto duro nei confronti della Grecia ovviamente, ma è anche la sconfitta di quella parte dei paesi europei che invece volevano buttare fuori la Grecia, volevano cacciare la Grecia dalla zona euro e dall'Europa. Quindi è un compromesso, come sempre questo compromesso va poi attuato. Ora c'è un passaggio dei parlamenti, in particolar modo il Parlamento greco, che sarà molto difficile, molto impegnativo per il governo. Personalmente credo che sia interesse dell'Europa che il governo greco trovi la forza in Parlamento per attuare questa accordo, però quello che rimane al termine di questo passaggio molto, molto difficile è che l'Europa deve fare una svolta, perché un'Europa fatta di veti, di tattiche e di un negoziato così aspro, cioè senza valori, senza ideali, un'Europa che non riesce a parlare ai giovani europei è un'Europa che rischia di andare poco lontano. Noi abbiamo visto che si è creato un fronte del rigore molto vasto e anche un fronte di paesi neutrali molto, molto ampio. L'Italia ha fluttuato insieme alla Francia e a Cipro diciamo nella serie di mezzo. Oggi un quotidiano, il Corriere della Sera, ha ironizzato sulle posizioni di Renzi attraverso una vignetta che appare sulla sua prima pagina. Volevo sapere che ruolo ha giocato, secondo il suo modo di vedere, il nostro paese. Ma guardi, l'Italia è stata sin dal primo momento, sia con il ministro Padoan che ancora di più con il premier Renzi, dalla parte di chi, come la Francia, ha ritenuto che la proposta greca fosse una base per avviare un negoziato. Eravamo in minoranza, quindi siamo stati dal primo momento nella pattuglia ristretta dei paesi che volevano a tutti i costi un accordo. E questo quindi l'accordo è anche il frutto del lavoro italiano, di un lavoro che non ha mai preso, come dire, non ha mai scelto tra la Grecia e la Germania, perché questa è una idiozia, se posso permettermi, cioè non c'è da scegliere tra i buoni e i cattivi. In questo caso bisogna costringere l'Europa e quindi tutti i paesi europei, a cominciare dai più importanti come la Germania, a cambiare la rotta, quindi a lasciare un po' sullo sfondo le politiche di austerità, a trovare la forza di rimettere al centro la crescita e anche a trovare una visione. Cioè noi dobbiamo ricominciare a parlare degli Stati Uniti d'Europa, perché un'Europa di stati e quindi un'Europa che negozia ogni millesimo, ogni centimetro tra governi, sarà sempre un'Europa debole, e questo, come dire, lo pagano tutti, compresi i paesi forti, compresi i paesi come la Germania. Allora l'Italia ha giocato un ruolo in autonomia, non siamo né la Francia né la Germania, non lo siamo mai stati, quindi siamo uno dei paesi fondatori, non siamo né Francia né Germania, però in questa vicenda abbiamo cercato di spostare l'equilibrio dalla parte di chi, come la Francia, ha voluto a tutti i costi questo accordo. Un'ultima valutazione sul ruolo di Mario Draghi e della Banca Centrale Europea. Noi sappiamo che Draghi ha svolto un ruolo importante di garanzia in momenti particolarmente difficili, prima garantendo l'intervento e la presenza della Banca Centrale Europea, poi con il quantitative easing. Gli scontri di queste ore possono ridimensionare la figura di Draghi o la rafforzano, secondo lei? Ma io spero proprio che la rafforzino, perché come abbiamo visto in questi anni la politica in Europa è stata più debole della finanza, diciamo, è stato più forte il ruolo politico della Banca Centrale Europea di quanto non sarebbe dovuto essere invece il ruolo, per esempio, della Commissione, dei luoghi appunto comunitari, degli organismi comunitari. Ora, però naturalmente questo ci dimostra un dato, cioè che noi non possiamo immaginare che l'Europa venga governata
dalla banca. L'Europa deve essere governata dalla politica. Paradossalmente Draghi ha fatto una scelta più politica che non tecnica, no? Anche in queste ore cercando di spingere l'Eurogruppo nella direzione di un salvataggio, di un nuovo programma d'aiuti per la Grecia, proprio per evitare che si potesse rompere la zona euro e si potesse mettere in discussione quello che per Draghi è, credo giustamente, un dogma, e cioè l'ineluttabilità dell'euro, cioè dall'euro non si può tornare indietro, ma se non si può tornare indietro, allora significa che bisogna andare avanti sul piano delle politiche, bisogna avere istituzioni europee più forti e bisogna avere delle politiche di crescita più forti. Ringrazio la vicepresidente della Camera, Marina Sereni.